ist noch warm. Wunderbar. Spektakuläre Ballwechsel, das wollen die Zuschauer hier sehen. Der erste über Kopf etwas wild, dafür schön anzusehen. Da haben wir ihn. Der kühle Pete Sampras mit einem Lustschlag. We're so used to seeing that Air Sampras shot that it's rare that you see a ball get over Pete's head. There it is. Speaking of Air Sampras, he comes right back. You know, Pete Sampras makes his shot look easy, but the timing is remarkable. Again, look at the ventilation there. I mean, that's, he's getting up 4 or 5 feet. Fondo gioco che nell'ottavo di palle break ne ha avute due, e una che era poi a contest point. Protesta atletica che piace molto questa volta di Sampras, avete visto, è salito a piedi pari. Beh, certo non si può dire che non abbia elevazione, eh. A giocare anche a basso, prendere la rete sempre, e quindi Sampras ha già dimostrato anche in passato che se sollecitato con diciamo ripetitività nel passaggio di rovescio può anche perdere la misura del colpo, quindi farà bene a cercare di produrre gioco Sampras per essere lui a tenere l'iniziativa. Qui intanto it's the one thing he does really as far as showmanship is concerned. But he does it dramatically well. In the US Open when he's played on three different surfaces. Let's go down to John Dockery. Advantage USA. Emphatically fights off the break. It's the first serve. Mark mishit that return. Still have an easy shot, but they're jumping. The slam dunk. Look at this athleticism. Qui da davvero spettacolo, Sampras ha schiacciato questo smash con un salto perentorio. Oh no, incredibile, questo è il salto al satiro di Nijinsky, la premedita un Sampras, ma questo qua non ci voleva, secondo me, perché ha preso un rischio, e però ha tenuto sopra, di tutto. Oh, slam dunk. Look at the height off the ground. Ancora il lob di Rafter, questa volta però Sampras arriva cacciando un urlo. Era giocato bene il lob di Rafter, ma si è arrampicato Sampras facendo due passi indietro per giocare il punto che vale il 40. Pete Sampras some problems. Yeah, there's the sky hook there from Sampras.
call that the monster jam. He splits them and they explode. Leighton. Parter 32. Aveva finito il 1993 al 24esimo posto. Intanto mentre Sampras tiene il servizio e pareggia il corso, quattro giochi pari, Ubaldo, mi pare importante sottolineare il fatto che il match tra Sampras e Agassi, un match sia stato così seguito, un match dove non c'era l'elemento tedesco. Quindi il fatto che ci sia stata una share così alta, mi pare al 35%, quindi praticamente uno spettatore su tre che aveva la televisione accesa non ce l'aveva sul match tra Sampras e Agassi. Quindi... That's a good pickup. And this probably was a good shot. Just wasn't. Molto a suo agio, fuori, eh. Fuori tutta, eh. Molto molto a suo agio Sampras, veramente sembrava camminasse sull'aria a un certo punto. Guarda chi con Diego cosa faceva, se non è andato a fare. Qui c'era anche la possibilità di non coordinarsi. Classic serve volley. Offensive lob. Oh yes. Changed his mind at the last moment and the crowd are glad he did. Had to flick it. What beautiful. What a hurdler he would have made. Questo gancio, non c'era il tempo per uno smash e guarda Sampras come ha risolto brillantemente la vicenda. What a rally to finish! 3-1. 6-3, 6-2, 6-7. Did he enjoy that or what?